Ciao ragazzi, oggi siamo qua, primo video su YouTube e guardate che bel cappellino che indosso, Barcellona, il podio di Barcellona e Catalunya della gara di Spagna di Formula 3. E oggi vi spiego un po' il mio casco, come l'ho realizzato, il perché, il design, da dove è venuto. Eccolo qua, casco, stilo, differente dai caschi che avevo prima, perché lì sono i caschi che avevo prima, che erano monocromatici, quindi un solo colore, che era il blu. E su varie tonalità, quindi scuro, chiaro, azzurro, azzurrino. Questo casco invece l'ho disegnato durante una lezione di storia, quindi potrete immaginare come fossi attento durante quell'ora a scuola. Questo grande pezzo blu cromato, che infatti pesa di più rispetto alle altre parti del casco, per questo abbiamo deciso di fare solo questa parte del casco cromata, rappresenta una M, la M di Matteo, una M stilizzata. E poi abbiamo dato un po' di giallo per rompere un po' il colore di blu, e lo sfondo è sempre grigio come è la base del casco. Qui sopra chi me l'ha realizzato, cioè Dia Design, è stato molto bravo che mi ha realizzato questa sorta di schizzo con aerografato molto molto figo, mi piace. È un casco che comunque lo stilo si caratterizza perché pesa davvero poco e quindi per noi piloti ci aiuta un sacco. Ai fordi anteriori per l'aria di reazione sono due sotto, che questi qui a volte ci danno fastidio proprio perché lì, qui come potrete vedere, non so se lo vedete dalla telecamera, cioè abbiamo il microfono che lo teniamo molto molto vicino alla bocca, quasi durante le gare lo ciucciamo, e qui arrivando aria si sente dopo troppo troppo fruscio, e quindi molto spesso all'interno questi due buchi li copriamo con dello scotch. Poi abbiamo altri quattro buchi sopra per sempre la reazione, sul top altri buchi, e qui dove c'è l'alettone dentro ci sono altri buchi sempre per l'aria. Inoltre, vabbè, qui abbiamo dove attacchiamo noi le cuffie della radio, l'eject, che è un dispositivo di protezione, perché nel caso tu abbia un incidente e ti devono togliere in tutte le maniere il casco, qui basta mettere aria all'interno, cioè soffiare aria dentro. E all'interno del casco, lì in fondo, c'è come se fosse un airbag che si gonfia e il casco si solleva dalla testa del pilota. La visiera, anche questa scelta che sia in tono col casco, quindi appunto su un blu-violetto, tear-off sono da 10, ogni pacchetto di tear-off ha 10 tear-off, ovviamente i primi con la bandiera tricolore. Qui ho fatto installare una pellicola protettiva che serve nel caso in cui prendo un sassolino, evita di ammaccare il casco, anche se qua purtroppo un sassolino mi ha portato via un bel po' di vernice. Come si può vedere, comunque lì sotto c'è il carbonio, perché il casco, questo P0, è realizzato interamente in carbonio, per questo che è così leggero. Gli interni si possono personalizzare totalmente, io ho scelto il blu perché ovviamente è il colore che primeggia sul mio casco. È un casco che comunque, cioè, a me è sempre piaciuto, lo uso ormai da anni, e soprattutto perché appunto è molto molto leggero, poi una grande visibilità. E poi quest'ultimo design, io penso che un casco soprattutto deve essere anche cattivo per chi ti guarda, cioè nel senso quando un pilota ti guarda dagli specchietti e vede un casco deve essere cattivo così che si intimorisce, no? Questo è quello che ho sempre, sempre pensato io. In più, collegato al casco, abbiamo ovviamente l'ANS, che l'ANS è il dispositivo di protezione. Nel caso tu abbia un incidente, evita che te con la testa vada troppo in avanti, no? E, attraverso queste due cordine che si agganciano ai ganci che abbiamo sul casco. Le cinture vanno sopra all'ANS in questa parte di gomma, ed è stato realizzato anche una sporgenza sempre in carbon, dove io ho messo un adesivo del mio logo per evitare che le cinture scendano dalle tue spalle, quindi per evitare che poi non stia facendo la funzione che deve fare. Oltre al casco, sempre molto bello perché è mio, ho altri tre spoiler esattamente uguali, perché sono dei pezzi che si rompono molto facilmente. Basta pensare se si prende un pezzo di gomma che comunque a una certa velocità iniziano a essere abbastanza pesanti. Se si rompe, poi lo posso sostituire
È un processo abbastanza complicato perché lo devi posizionare dritto, soprattutto perché lo devi mettere in corrispondenza delle linee, delle linee del tuo design, giusto? Quindi, e io lo lascio sempre fare ai professionisti e non sono mai entrato in questi discorsi. Oltre di che dopo io ho fatto installare anche le viti, che adesso sono un pochino consumate, però sono sempre blu. Prima le standard sono grigie e blu perché casca blu, però anche queste ci sono di tutti i colori. Questa striscia bianca sulla visiera l'ho fatta mettere io perché a volte quando si gira verso sera c'è il sole che è basso, quindi sta per tramontare e mi dà fastidio agli occhi. Con questa striscina diciamo che evito di prendere troppo sole in faccia, troppo sole negli occhi che poi mi distrae alla guida, cioè non riesco a girare forte come vorrei. Ovviamente è un casco che è standard, ma è tra virgolette fatto su misura perché tutti i guanciali, tutto il ragno, cioè la gomma che c'è dentro, si chiama così il ragno perché è a forma di ragno, eccetera, è basato sulla tua testa, cioè sulla tua circonferenza, mento, eccetera. Questo era appunto il mio casco con cui ho corso quest'anno sia in Formula 3 che anche in Formula 2, design lo stesso, cambiano pochi accorgimenti che non tante persone hanno notato. Adesso però ci tengo a far vedere anche il casco vecchio perché è totalmente diverso. Questo è il casco vecchio, il casco che avevo prima, come potrete vedere, totalmente diverso. A parte c'era attaccato un portachiavi sparco. Allora, questo si basava su tante tonalità di blu, lasciate stare che ha perso pezzi, questo è materiale del sedile perché i sedili si fanno su misura, poi vi spiegherò se volete. Magari in un video a parte, lasciate anzi scritto nei commenti se volete un video a parte su la postazione di guida di un pilota di auto da corsa. Sempre realizzato da Dia Design, sempre stile, sempre pizzer, esattamente lo stesso casco. La differenza più grande è che questa qua, quello che vi ho fatto vedere prima, è la versione nuova, quindi con la visiera più piccola, perché dal famoso incidente di Massa in Ungheria, quando perse i sensi. Hanno introdotto che da poco che la visiera deve essere più piccola. Infatti, prima, se vi ricordate, nei caschi i piloti avevano un pezzo di carbonio sopra la visiera che era un rinforzo del casco. Adesso quel rinforzo è stato inserito dentro alla calotta, dentro al casco. E infatti, la visiera più piccola non c'è bisogno di mettere nessun'altra cosa appiccicata con il biadesivo alla visiera ed è anche più leggero. Infatti, questo qua è ancora vecchio. Per usarlo dovrei aggiungere un pezzo di carbonio attaccato sopra la visiera. Qui praticamente c'era solo grigio, che era la base, blu e tutti gli altri sfumature di blu, quindi dall'azzurro, boh, azzurretto, non so, azzurrino un po' più scuro, e il blu. E dentro era nero, ero proprio vecchio qualche anno fa, adesso mi sono più ringiovanito. E niente, ecco sì, non c'è paragone, secondo me questo casco qui lo batte ampiamente. Spero questo video vi sia piaciuto e se avete delle domande o consigli lasciateli nei commenti e iscrivetevi e al prossimo video.